Ciao ragazzi, so che tanti di voi stanno aspettando la top 15, però vi devo dire che purtroppo da quando io lavoro e da quando non ho più pomeriggi sempre liberi, non ho tanto tempo per lavorare i video. Io il poco tempo che trovo lo dedico proprio per montare i video che ho già registrato della top 15, però non vi so ancora dare una data precisa riguardo l'uscita delle due parti. Quello che volevo fare in questo video è parlare, senza aver scritto niente, di quello che sta succedendo a Villafranca di Verona, che è un comune distante da casa mia pochi chilometri. Ovvero, cosa succederà a Villafranca di Verona succederà che il 26 luglio al Castello Scaligero si terrà un concerto di Marilyn Manson. E ovviamente la comunità si è scagliata contro Marilyn Manson e anche contro il sindaco perché ha permesso a questo cantante di venire nella nostra piccola comunità per portare i suoi ideali satanisti, per diffondere messaggi sbagliati e per indottrinare i giovani. Vabbè, solite cose che si sentono in Italia. Ovviamente senza un minimo di cultura, ma solo basandosi sull'aspetto, su quello che si sente dire dal primo stronzo che passa riguardo a un certo fenomeno, a una certa persona. E questo fenomeno è stato anche accentuato dall'internet, però lasciamo stare, parliamo di questo. A cosa si appella la gente che critica Marilyn Manson? Si appella al suo look, al suo nome, a su quello che viene detto di male di lui, che è totalmente infondato, e anche sul nome del decimo album in studio di Marilyn Manson uscito quest'anno, che è 610, ovvero D10 in italiano. Però 610 assomiglia anche a pronuncia Seitan, ovvero Satana, e allora ancora più satanismo. Cercando di essere tranquilli e di smontare pezzo per pezzo queste critiche, iniziamo. Marilyn Manson. Tanti si fermano soltanto al cognome Manson, perché richiama Charles Manson, il famoso criminale degli anni 60-70, che si è macchiato a fuoco una croce storta sulla fronte. No, scusate, quello è Glenn Benton. E si è macchiato la stella la croce del nazismo. Comunque. Il nome Marilyn Manson da cosa deriva? Deriva dall'unione di Marilyn Monroe e Charles Manson in modo da creare la dicotomia della cultura e della società degli Stati Uniti, sia criticandola che, come posso dire, facendole dei complimenti, in modo più preciso come potrebbe essere per dirlo, apprezzandola e criticandola allo stesso tempo. Mi è venuto. Poi, il suo look va bene, è stravagante, è estremo, questo è opinabile, però non significa, il fatto che lui si stia truccando in una certa maniera non significa che per forza debba adorare il diavolo. Allora cosa? Quando c'erano i Kiss era lo stesso discorso, loro si truccavano di bianco e di nero e anche loro venivano criticati per il loro aspetto, come potrebbe essere benissimo criticato Alice Cooper, che ha creato il corpse paint, tra virgolette, creato, poi è stato elaborato meglio dai black metaller. Circa. E parlando proprio, continuiamo a parlare del look. Il look cosa rappresenta di Brian Hugh Warner e non di Marilyn Manson? Nulla. C'è il personaggio Marilyn Manson e c'è la persona dietro Marilyn Manson. Nella realtà lui ha un look molto più sobrio, nonostante mantenga un certo estremismo, parlando proprio con milioni di file di virgolette. Ma non significa ad esempio che Renato Zero nei suoi vecchi live allora era gay perché aveva un look eccentrico. No, era il suo personaggio. Dividiamo persona e personaggio per una buona volta.
Cristo. Parlando poi delle varie critiche, delle varie accuse di satanismo, penso si riferiscano ad Antichrist Superstar, uno degli album più famosi del gruppo e anche del cantante, perché i testi sono ritenuti scabrosi, osceni e incitano al male, quando in realtà non ne parlano in maniera leggermente implicita, non chiaro, non è che ti vanno a dire vai a adorare il diavolo perché il diavolo è bene e Dio è male, il satanismo è buono e il cristianesimo è male. Satanismo, parliamo appunto del satanismo come viene inteso nella religione cristiana, ovvero la contrapposizione del cristianesimo e quindi Dio contro Satana, Dio è il bene, Satana è il male. Perché questo nella concezione cristiana, questo nella concezione religiosa. Quando se voi andaste a cercare su internet le definizioni di Anton LaVey, chiesa satanica e religione satanista, vi accorgerete che non c'entrano un bene amato cazzo con la vostra idea di religione cristiana. Il satanismo è un movimento completamente diverso dalla vostra concezione. Il satanismo non è universalmente il male. Ci sono altre varie sfaccettature che poi magari vi ricolleghiate, che ne so, ai satanisti che vedete in televisione o nelle varie serie TV in cui dicono che i dark adorano il male, i dark fanno casino e chi ascolta metal è per forza un violento, un delinquente, un drogato, un alcolizzato. Questo è quello che vi mettono in testa i media. Se voi andaste a studiarvi il fenomeno, capirete che oltre a quella parte di male che c'è in qualcosa che non conoscete bene, dietro c'è gente molto meglio di quella che voi pensiate. Io ascolto metal e più di una volta sono stato chiamato satanista, e anche il mio prete continuava anche a prendermi per il culo per il fatto che io ascoltavo metal, perché io avevo una certa, posso dire, fossi un amante della violenza visiva intesa come film, non della violenza reale. Io non farei male una mosca lì fuori da casa mia, e anche in casa mia non farei male una mosca se magari non vengo provocato al punto tale in cui perdo la ragione e picco qualcuno, ma quello deve succedere molto molto raramente, e succede molto raramente. Ma adesso stiamo divagando e non vorrei ricordare quel periodo del cazzo in cui venivo chiamato in questo modo. Dove siamo rimasti? Ah sì, è partita una petizione tempo fa. Sta scendendo qualcuno dalle scale, forse dovrò stoppare il video. No. Tempo fa è partita una petizione per impedire a Marilyn Manson di esibirsi a Villa Franca di Verona, sempre appellandosi al fatto che lui sia satanista, che ha bruciato una Bibbia sul palco, che sia un pessimo esempio per i giovani, che porti dei messaggi sbagliati, che indottrina i giovani, tutte queste puttanate immense che buttano benzina su un fuoco che è sterile, che non serve a nulla. Questo per il popolino italiano è manna dal cielo, ovviamente. Chiedendo appunto al sindaco di annullare il concerto. Ora, io faccio un piccolo appello al sindaco di Villafranca. Al di là di quello che può essere un messaggio sbagliato per i giovani, pensa solo ai soldi che potrebbero arrivare nel tuo comune, nonostante siano posti limitati nel castello, sono 5.000 posti. Però solo a pensare agli introiti che potresti fare, solo per un personaggio così. Ovviamente sto dicendo fottitene anche di Marilyn Manson, di come lo trattano, ma io non posso obbligare qualcuno a dire pensa solo ai soldi, senza dire non pensare ai giovani, perché se è vero quello che voi dite su Marilyn Manson, se voi siete proprio sostenitori ferrei di quello che dite, io ho cercato di smentire quello che voi dite senza scrivermi niente. Perché se mi fossi scritto tutto quanto, mi fossi appuntato tutto, avrei criticato meglio la cosa.
Se proprio siete convinti che sia un pessimo esempio per i giovani, allora non siete per forza costretti a togliere, a impedire ad altra gente di andare a vederlo, perché probabilmente ci sarà gente da tutta Italia che lo andrà a vedere, Nord Italia, perché poi ci sarà anche la data a Roma. Cioè, fate in modo che i vostri figli non ci vadano, impediteglielo se siete così convinti di quello che dite. Ma non impedite ad altra gente che è fan della sua musica o che sa che Marilyn Manson è solo un personaggio o che semplicemente vuole vedersi un buon concerto. Non impediteglielo. Fate di tutto, ma state nel vostro. Non venite a rompere le palle a chi invece vuole godersi una serata di musica, vuole divertirsi e magari vuole anche stare nel suo. Non è perché Marilyn Manson indottrina la gente, allora la gente stessa deve andare a indottrinare altri, come dite voi, che poi comunque è una cazzata. Detto questo, io vi saluto, vi rimando alla top 10 che vi ripeto non so quando uscirà, e niente, spero solo che la petizione non raggiunga un buon numero di firme, spero che Marilyn Manson riesca ad esibirsi a Castello di Villafranca. Io non andrò a vederlo perché non sono particolarmente interessato, ma il mio amico Cor, sempre lui nomino, ci andrà, e anche alcuni miei, e anche il mio batterista ci andrà, e spero che riusciranno a vederlo. Ripeto, non soffermatevi sempre sull'aspetto della cosa, cercate anche di andare oltre a quello che vedete. Leggete qualcosa su internet di affidabile invece delle solite bufale che condividete. Provate anche ad ascoltare un po' la musica, provate a leggere anche un po' di testi di Marilyn Manson. Vi accorgerete che non è, che quello che dite è falso per il 70-80%, e comunque dirlo nelle canzoni, quando lui interpreta il suo personaggio, non significa che nella vita vera allora lui vada a pregare il diavolo. Anche perché una persona che ha fatto filantropia nella Make-A-Wish Foundation si può considerare una persona malvagia? Vabbè, ci vediamo.